Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Allora, io sono cresciuto nella povertà, no? Quindi i giocattoli purtroppo non me li comprava nessuno e me li dovevo costruire. Pensate che ero in seconda elementare e sono sicuro che era la seconda elementare perché dalla terza elementare in poi ho cambiato casa, scuola, famiglia, ho cambiato un po' di cose. E davano alla televisione una pubblicità di una carta igienica di una nota marca, dove davano nella confezione quella maxi, quella non so se c'erano 12 o 24 rotoli, un aquilone. Siccome non dico che eravamo quasi a livello delle foglie, però non ci potevamo permettere questa grossa confezione perché costava tanto, allora cosa ho fatto? Tanto visto che non c'era trippa per gatti, ho preso e me lo sono costruito. Quindi ho preso un sacco nero, del cotone, degli stecchetti di legno e ho ricreato l'aquilone. Ragazzi, funzionava. Era un successone, bimbi tutti che mi venivano dietro questo borgo a far volare questo aquilone in alto. Quindi per dirvi ragazzi che la mia creatività è nata proprio da delle necessità. Quindi da lì, fortunatamente, mi ha portato tante cose belle ed è nata in me questa creatività che poi vedete nei miei video. Sono costruito un biliardo, mi sono costruito addirittura un flipper e poi alla fine mi sono dovuto costruire, oltre al cabinato della sala giochi, il gioco più bello del mondo. Il calcio balilla, ragazzi, chi è che non ha giocato al calcio balilla o biliardino? Noi, da noi si chiama biliardino. Era quel gioco dove tu passavi la giornata e manco te ne rendevi conto e venivi a casa che avevi i polsi che ti prendevano fuoco, erano più grandi delle gambe. Era una cosa bellissima. Quindi ragazzi, come avete ben intuito, oggi vedremo come ho costruito questo mini calcio balilla, naturalmente il tutto condito a tratti con dei vocaboli presi dal dizionario Antani. Quindi non ci resta che andare a vedere e ad ascoltare. Buona visione! Tenera tenderli, tenera come che, tenera con un volo che tenera. Un magnifico aquilone in regalo, in ogni confezione tenderli da 10 rotoli. Tenera tenderli. Bene, con un progetto gargantuesco come questo bisogna pur partire da qualcosa. Dal piano di gioco, disegnato in pochi minuti e realizzato con tre fogli. Unisco i fogli con del nastro trasparente e ricavo da una tavoletta di multistrato la base di gioco. Lo so ragazzi che ho 1000 incisori laser e vi state chiedendo perché sto tagliando con un seghetto alternativo? Semplicemente perché a quel tempo i laser a diodo tagliavano a malapena le ciglia di una mosca. Come vedete l'altezza è stata tagliata a misura della dima del campo da gioco, mentre per la lunghezza mi sono tenuto un po' più lungo. Tracciate le misure, prendo questa mensola in laminato recuperata da una vecchia scrivania e vado a ricavare le due sponde di questo calcio balilla, avvalendomi sempre della vecchia scuola, penna e seghetto. Chi mi conosce sa che non amo gli spigoli vivi, quindi li faccio morti come sempre. Una bella carteggiata e guardate com'è venuta bene. Faccio clona ed eccone due perfettamente identiche. Adesso prendo le misure per il numero di stecche che vorrei inserire. Con la mia vecchia Bamboo Lab dei poveri e wonton fritti vado a realizzare l'omino. Non l'ho disegnato io in 3D, ma ho acquistato il modello STL da un disegnatore trovato su internet. Lo pagai, se non sbaglio, 5 euro e devo dire che ha fatto un ottimo lavoro. Sì, ma le squadre sono due, quindi l'altro l'ho realizzato blu, come il colore della bandiera del Brasile. Tanto siete convinti che io sono daltonico, quindi ci può stare, no? Poi realizzo il supporto dove scorreranno le stecche, ma da qua in poi i pezzi li ho tutti disegnati io. Prendo l'omino per capire l'altezza per posizionare le stecche e con un'unica linea retta ricavo tutti i punti da forare per inserire gli scorri stecca, un'altra terminologia antaniana. Ma secondo voi farò due volte il lavoro oppure semplificherò? Da come ho disposto le sponde avete già capito, non si tratta di pigrizia ma logica, perché forare due volte? Tra l'altro forare con le sponde accoppiate otterremo una precisione assoluta e quindi non si tratta di pigrizia ma di fare un lavoro preciso. Perfetto, fuori fatti. Il giunto, come vedete, ha anche la ghiera per il lato opposto. Ricavo il calibro col diametro o viceversa e guarda che fortuna, ho proprio una sega a tazza di quella misura, del 19. Sta scherzando ragazzi, sono io che ho realizzato il supporto 3D e fatto il foro compatibile con l'unica tazza che avevo. Dopotutto anche questa è mica sono scemeria. Ragazzi, ma quanto sono belle le seghe a tazza per fare questi fori senza sbeccare il laminato. Entra perfettamente e con la ghiera sembra fatto apposta. Ora procedo a fare tutti i fori. Vedete cosa sto facendo? Foro da un lato e poi dall'altro lato perché in questo modo faremo prima e con un risultato migliore. La prima sponda è stata fatta. Ora verifico la distanza che occorre per mettere la base utilizzando l'omino come misura.
Trovata la giusta altezza, posiziono un listello di abete come base di appoggio, cercando di posizionarlo in modo parallelo alla linea e fissato con viti autofilettanti. Messi i due supporti, inserisco la base e come vedete il biliardino comincia a prendere forma. Ora arriva la parte più divertente, mettere tutti gli scorristecca su tutte e due le basi. Per fissarli da un lato bastano due viti a testa svasata. Blocco anche la base con 6 viti facendo sprofondare la testa nel legno, niente deve essere a rilievo. Metto una stecca per vedere se scorre perfettamente, beh, direi perfetta. Ma le porte? Eccole, ricavate da compensato da 4 mm. Ho anche stampato in 3D la cornice della porta, ricavata la sagoma, via di taglio. Mi viene male ragazzi, sapere che se avessi avuto un incisore laser a quel tempo avrei fatto un lavoro molto più professionale e in pochissimo tempo. Vabbè dai, il mitico seghetto alternativo regala sempre emozioni. Ritorniamo alle ghiere perché non le ho fissate prima, lo farò adesso. Ragazzi, non è la migliore 3D che ho avuto, ma a quel tempo questa era una delle migliori e il suo lo sapeva fare e senza troppi problemi. Piatto in vetro e cotechino come fissante. Credo che pochi si ricorderanno di questa citazione. Anche questo mini trapano mi sono costruito con un tubo in PVC e lo userò per fare dei prefori in modo che le viti non vadano a deformare la sponda. Il telaio mi sembra finito, adesso mi occupo della porta. Dovrò realizzare un sistema che sia in grado di fermare la pallina senza che rientri nel campo da gioco. Il mio amico alluminio è sempre molto gradito per fare queste cose. Messo in questo modo a 45 gradi, quando la pallina lo raggiungerà ad alte velocità, lo farà cadere sotto. Riprendiamo le stecche perché, come nei veri calcio balilla, ci sono le molle, i distanziali e gli omini. Prese le giuste misure, posso finalmente forare le stecche per bloccare tutti gli elementi. Vedete con una stampante 3D quante cose è possibile fare? Stampo anche la seconda porta e per fissarla alla tavoletta metto del nastro biadesivo. Tranquilli, non potrà staccarsi, anche se potete mettere in alternativa della colla vinilica o bicomponente. Questi ragazzi non sono dadi, ma è il sistema per segnare il punteggio come nei veri biliardini. Come avete visto hanno un foro quadrato perché dovranno essere montati su una guida. Eccola qua. Vi giuro che è stato veramente facile e divertente fare il sistema di punteggio e devo dire che è venuto abbastanza bene. Lo metterò dove dovrebbe stare, nella parte alta sopra la porta. Sapete che io cambio spesso idea e quindi mi sono detto via questa ciofeca e facciamola fare in modo professionale su vinile adesivo. Ma secondo voi avrei messo veramente quella cartaccia tappezzata e scocciata sul mio biliardino quando potevo avere con soli 10 euro questa qua? Ma guardate poi con il polimetilbelinelano trasparente, che figata che è! Ok, ma manca una cosa molto importante, e se la pallina si ferma nel bordo? Che facciamo? Mi sono divertito a realizzare queste sponde angolate che servono per tenere sempre la pallina in gioco. Naturalmente ho dovuto fare tanti pezzi e poi assemblarli perché il piatto delle 3D non è molto grande. Per fissarle ho messo delle semplici viti autoaffilettanti ma che vadano a scomparsa. Ora monto tutte le stecche con tutti gli omini. Ma secondo voi, posso lasciare le stecche di alluminio aperte nella parte finale? Ma assolutamente no, infatti ho realizzato dei tappi sempre utilizzando la mia vecchia 3D. I dettagli, ragazzi, lo dico sempre. Direi che è il caso di stampare anche tutte le manopole. Anche quelle le ho disegnate con Fusion 360. Nessun pezzo si è staccato, molto bene. Questa volta però non metterò del biadesivo, anche perché non sarebbe possibile, ma al suo posto metto della supercolla bicomponente. Non credo assolutamente che si staccheranno nel tempo. Manca più la parte per recuperare la pallina, e anche qua una bella cornicetta in PLA e ci togliamo la paura. Dimenticavo, devo fare anche il contenitore dove recuperare questa pallina. Tutta roba improvvisata ragazzi, e sono quelle cose che funzionano sempre. Ho messo anche qua le sponde angolate per un facile recupero della pallina e come vedete funziona bene. Lo so che è piccolo il foro, ma questo mini biliardino è per bimbi, non per noi boomer dalle dita tozze. Direi che ha finito, ma non posso assolutamente vedere le sponde in questo modo, quindi metto questi profilati anche per nascondere la parte con il truciolato in bella vista. Siccome hanno un collante, non ho utilizzato un ferro da stiro, ma la pistola a vento d'estate. Una volta incollati, con una lama di taglierino taglio via la parte in eccesso e passo con della carta abrasiva per rimuovere lo spigolo vivo. È
è finito, ragazzi. Vediamo se è giocabile. Eh beh, direi proprio di sì. Potete fare trick come nei veri biliardini. Più o meno il gioco è quello, anche se non sarà la stessa cosa. Scusate per la qualità scadente delle riprese, ma a quel tempo, quando lo realizzai, avevo una videocamera, diciamo, non proprio adatta. E gli smartphone erano come mobili della madre di Giovanni. Facevano veramente cagare. Bene ragazzi, rieccoci qua ai saluti finali, spero vi sia piaciuto questo biliardino o calcio balilla, naturalmente una cosa fatta più per bimbi che per grandi, come avete visto è un po' piccolino, però devo dire che è veramente molto giocabile. E siccome ho notato in voi la mancanza dei miei short un po' strani, ho deciso di fare un po' un mix, cercando sempre comunque di mantenere il contenuto serio. Va bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un like perché ce ne saranno tanti, è un video vecchio che ho, diciamo, italianizzato per presentarlo a questo canale dove faccio video in italiano. Bene ragazzi, un abbraccio, vi raccomando seguitemi nella mia pagina Telegram perché ci sono dei coupon sconto per acquistare stampanti 3D incisori laser e vedo che sta andando molto bene e ricevo tantissimi ringraziamenti da parte vostra per avervi fatto risparmiare tanti soldi nel comprare incisori laser, stampanti 3D e attrezzature da laboratorio. Mi raccomando ragazzi, tenetevi pronti per il 2024 perché ci sono tanti nuovi contenuti sul Fai da Te. Quindi un abbraccio e buona continuazione.